La gola delle zucche. Gola, cosa sta a significare? È una domanda a cui rispondere poco avanti. Allora, adesso dobbiamo trovare un modo per arrivare alla strada. Per ora non compro la magia da spada incantata perché per problemi di soldi la comprerò soltanto dobbiamo fare prima il giro. Sì. Ah, i funghi che odio. Vabbè, ricordo. I funghi che vanno giù e su sopra sul fango. Scusate la cosa. Credo che è arrivato il momento di pubblicare il canale del mio amico Gervasio con noi e sarebbe ora. Allora, il canale lo trovate sotto nella descrizione del canale, vaffanculo, lo trovate sotto nella descrizione del canale, c'è il canale che si deve Softair, tutte queste cose. Se volete fare un salto, sì, fare un salto, non so se vuol dire. Di qua, finché ve lo dice lui, passate nel nel canale del suo gruppo, di cui posterò anche il link, cioè del suo gruppo di Softail, di cui posterò il link qua sotto. Caro Gerardo, ora puoi darmi i soldi dopo questo video. Oggi ne ho abbastanza di zucche. Anche se dobbiamo ancora arrivare a quello serpente. A quel serpente delle zucche. Che poi non è un serpente, è una zucca gigante. Ora non voglio rovinarvi questo. Oh, si chiama il serpente delle zucche.
prossimo livello sarebbe delle zucche. Lo trovate alla fine, alla fine di questo video. Allora adesso dobbiamo ritornare qua. Ok, ora dovete annientare questo tentacolone colpendo i suoi tentacoli. Perderete molta vita. Forse poi non so proprio dove ero ucciso. Ci sono arrivato, ma credo che devo... no, ce l'ho fatta. Allora, per di qua trovate l'uscita di per questo livello, e andrete direttamente alla via dello zuccone, ma per ora lo lasciamo in sospeso perché dobbiamo ancora prendere il calcio, che si trova in un luogo segreto all'inizio del livello, sulla gola che si trova all'inizio del livello. Sto facendo schifo. Negli ultimi tre livelli ho fatto letteralmente schifo. Tre livelli su 5 di cui il primo è una merda. Se facevo schifo là, non credo che arrivavo alla fine senza morire. Sì, ovviamente le citazioni di Gerrazzo non si sentono, però le sentiamo andando. Fanculo. Alla cieca mi sono buttato, che ci posso fare. Che pippa. Allora, ok ragazzi, mi butta la cieca, che pure mi portate posto dalla fontana della le ultime parole. E Jerry e Gerrazzo, e poi non si sente quello che dici. Ce l'ho fatta. È la prima volta che finisco così velocemente. Allora, tornate all'inizio. Vedete quella cosa, sì. È lo l'uscita per un passaggio segreto che prenderemo adesso, dove troviamo il calcio. Nella gola troverete anche altri mostri che non abbiamo potuto ucciso all'inizio, perciò non ci vediamo. E poi andate direttamente al calcio. E si trova... allora, nella prima caverna di vegetali, sì, che abbiamo fatto prima, entrate, e arrivate all'ampia sala dove abbiamo ucciso i primi due nemici. Facciamo cadere dal muro. Sì, io sono e non sono la prima volta. L'importante adesso è uscire da questo luogo. Ci avviciniamo sempre di più al giallo. In caso lascio qualcosa, commentate, ditemi e spiegate gli errori che faccio e aggiungerò come annotazione. Culo. Sì, però al ritorno, forse alla cieca ce ne sono.
Prostratevi tutti di fronte alla signora dell'orticello, la pianta arcipremiata che può radunare un esercito di cavoli con un solo cenno del nobile viticcio. È deliziosa e nutriente, è la ricetta segreta di Zaro. Ecco il re zucca! Okay. Re zucca, arriviamo! Che dice, mo? La strategia per avanzare è crearsi degli alleati nel salone degli eroi. Zac, zac! No. Qualche testa di zombie caduta e pensi di poterti riscattare in battaglia. Sì. Hai ancora molta strada da fare per diventare uno dei migliori. Per Dio, Fortescue, devi essere il cadavere più fortunato che sia mai esistito sulla faccia della Terra. Ho qualcosa da prestarti. Prendere o lasciare. Ma lo faccio solo per amore del popolo condannato di Gallomir, non certo per te, buffone allampanato. Preferivo la vita. I soldi. Finisco sempre un sacco di soldi alla fine. Di una partita. Cioè del gioco intero. Ok, parte 5 che allegheremo alla parte 2. Parte 5 la prossima parte arriveremo a questo in un altro video, perciò credo che per oggi finiamo qua. Da Fabio Gerazzo è tutto, ciao ciao. Ciao!